Umbrella Academy, prima. Un ero da Tiger. Facciamo anche sponsorizzazione. No, non è vero, non ci ha pagato nessuno. Allora, questo video è sponsorizzato da il mio portafoglio. E anche dal mio. Che un tempo era bello grasso, adesso soffre la fame. Quindi, se anche voi siete contro i portafogli che dimagriscono, mandate un euro al 333-333-333. Periodico. È vero. Stai continuando a dire 333-333. Sì, ma nel senso periodicamente lo devono fare. Ah, ok. Va bene. Possiamo cominciare? Abbiamo deciso di fare questo video in maniera un po' diversa, perché nel video scorso, quello su Civilization, tra l'altro se ve lo siete perso, mettiamo il link da qualche parte. Sì, Eravamo molto impostati e non ci siamo piaciuti più di tanto, quindi abbiamo deciso che per questo vlog in verità ci siamo scritti un canovaccio, nulla di troppo impostato, e quindi andremo un po' così. Sì, un po' più a briglie sciolte, diciamo. Abbiamo detto niente più battute sui cavalli. Perdonaci, Frappo. Gliel'avevamo promesso. Perdonaci. Ci dispiace, non era voluta. Ultimamente Netflix ci ha dato parecchie cattive notizie. Tutti quanti i supereroi Marvel che ospitava sono stati riportati in casa Disney o comunque Marvel Cinematic Universe. Quindi ci ha lasciato un po' un vuoto. Siamo un po' tristi, ma d'altro canto... ci ha dato però altri supereroi che sicuramente sono un po' diversi da quelli a cui siamo abituati, sono molto strambi, una famiglia molto stramba, e quindi andiamo a scoprire insieme The Umbrella Academy. Bentornati in Abbi e Nabbi, qui sono Drizzo e Tris per Tubo Nubo, siamo di nuovo a Nulla Stork, quindi come al solito noi vi ricordiamo che qui si parla tranquillamente, quindi ci piacerebbe instaurare con voi una discussione, fateci sapere tutte le vostre impressioni, i vostri commenti, noi vi rispondiamo sempre. Non solo, visto che il canale è piccolo, se volete supportarci potete iscrivervi, non vi costa niente, e se siete interessati particolarmente attivate quella campanellina, così rimarrete sempre aggiornati dalle notifiche di YouTube, quando YouTube va a mandare le notifiche, perché c'è pure di questo. È vero. Allora, quest'oggi faremo qualcosa di particolare, vi ho detto siamo un po' più a braccio, ma vorremmo andare a parlare insieme di The Umbrella Academy. Una serie che ci siamo visti. Ce ne siamo visti separatamente. Abbiamo avuto diverse opinioni su varie cose, cose che a me sono piaciute, a lui non sono piaciute, cose che a lui sono piaciute, a me invece magari un po' meno. Allora, prima mettiamo le mani avanti, rimanete fino alla fine per sapere che cosa ne pensiamo. Il video naturalmente lo divideremo a metà, questa è la mia parte, sarà senza spoiler. Poi metteremo anche una parte con spoiler, perché vi avvertiremo comunque quando comincerà la parte spoiler. Esatto, quindi... è un po' importante. Mettiamo le mani avanti, ci è piaciuta la serie, ma non è perfetta. Quindi andiamo a vedere insieme quali sono i punti che ci sono piaciuti, quelli che non sono piaciuti, e fateci sapere quindi se siete d'accordo con noi. La serie, noi sappiamo che è tratta da un fumetto, un omonimo fumetto, e sappiamo anche che Gerard Way è l'ideatore, ossia il frontman dei My Chemical Romance. Tuttavia noi il fumetto non l'abbiamo letto, quindi quello che andremo ad analizzare è solo ed esclusivamente ciò che abbiamo visto su Netflix, senza fare paragoni e senza fare nessun tipo di gemellaggio o cose del genere, perché... beh, qualche piccola precisazione la possiamo fare, perché ci siamo comunque informati. Esatto. Ok, qui comunque per chiunque dicesse ma te questa cosa qui non l'hai capita perché non hai letto il fumetto, la nostra opinione è che un'opera che nasce per essere vissuta singolarmente come una serie televisiva, una serie animata, un film e quant'altro, debba essere godibile dallo spettatore in maniera singola. Se io me la guardo non devo avere buchi. Se uno si guarda il film del Signore degli Anelli, che è una buona trasposizione cinematografica, ci sono enormi buchi all'interno del libro. Però chi se la va a vedere non ha quel senso che manca qualcosa, qualcosa non è spiegato, qualcosa non ci ho capito niente, non capisco quel personaggio da come è cicciato fuori, quella cosa che fa. Cosa che invece magari succede in trasposizioni che... tipo gli Harry Potter. Tipo gli Harry Potter, per che dire. Hanno dei buchi. Mia esperienza personale con gli Harry Potter, io ho visto i film prima di aver letto i libri, e io avevo lui che a ogni fine film mi doveva fare lo spiegone perché io non ci capivo le cose. A un certo punto mi è roduto talmente tanto il fondoschiena che mi sono andata a leggere i libri, me li sono divorati, poi Harry Potter è bellissimo, per carità, però ecco, i film secondo me non sono una buona trasposizione, almeno dal quarto in poi. Questa serie invece a noi pare una trasposizione più fatta che decente, fatta bene, perché non abbiamo avuto questa sensazione di buco.
nasconde parecchie informazioni, ma lo fa in maniera voluta. Sappiamo comunque che è una prima stagione, quindi diciamo che ci aspettiamo che magari, se ci sono delle cose che non sono state spiegate, forse vedendo anche l'assetto della serie, probabilmente avranno delle spiegazioni più avanti. Quindi non ci siamo posti, ah, questa cosa non me l'hanno spiegata, questa serie fa schifo. No, ci può anche stare. Ok, partiamo quindi da un piccolo resoconto della trama. Il 1 ottobre 1989, 43 donne in tutto il mondo partoriscono contemporaneamente, nonostante nessuna di esse fosse incinta all'inizio della giornata. Sette di quei bambini verranno poi adottati da un eccentrico imprenditore, Sir Reginald Hargreaves, creando così una famiglia decisamente squilibrata e non legata da legami di sangue. Lo scopo di Sir Reginald era di creare un gruppo di supereroi in grado nel futuro di salvare il mondo. Ogni bambino avrà un numero assegnato e non avrà passatempi al di fuori dell'allenamento. Inoltre, fanno parte di questa strana famiglia anche Pogo, uno scimpanzé senziente che funge da maggiordomo ed assistente a Sir Reginald, e Grace, un robot che accudirà i rampolli e sarà proprio lei a dargli dei nomi normali. La serie inizia con la morte di Sir Reginald, evento che riunirà i sette ragazzi. Allora, c'è già da dire che una serie dove c'è uno scimpanzé parlante è già un po' fuori dalle righe, dagli schemi. Inoltre, a differenza magari di altre serie che siamo abituati a vedere, dove a volte magari l'azione tende un po' a essere la protagonista. Esatto, e quindi a nascondere un po' quella che è la parte introspettiva, The Umbrella Academy invece si concentra molto sulla psicologia dei personaggi, specialmente dei sette ovviamente protagonisti, però non soltanto, ci sono anche i personaggi secondari che a me per esempio sono piaciuti tantissimo. Secondo me The Umbrella Academy riesce dove un po' le serie Netflix sulla Marvel hanno fallito. Anche nelle ultime Marvel si è cercato un po' di creare l'introspezione del personaggio. Abbiamo avuto l'ultima di The Punisher, l'ultima di Daredevil, dove c'è una grossa componente introspettiva del protagonista. Soltanto che, concentrandosi solo sul protagonista, risulta molto lenta e sottotono, mentre qua, avendo tanti personaggi, già si crea più movimento. Non solo, nelle serie Marvel abbiamo sempre visto che quel buon 30% della puntata minimo si finisce sempre a cazzotti, soprattutto nelle ultime puntate dove sono solamente cazzotti, mentre qui certe volte l'azione è completamente assente, un po' ribilanciata comunque dagli altri personaggi, alcuni che sono anche cattivi. Sì, è vero, però comunque ti affezioni lo stesso, e il bello è proprio quello, è che molto spesso magari sono troppo concentrata a seguire il filone principale, quello dei sette protagonisti, che poi quando la regia si sposta sui comprimari o sui secondari mi scoccia, perché voglio assolutamente tornare a vedere quello che stanno facendo i protagonisti. Qui invece no, cioè qui quando si sposta l'attenzione su i personaggi secondari sono lo stesso contenta, perché mi interessa anche quello che fanno loro. Quindi, per quanto riguarda i personaggi, sono promossi quasi tutti. Sì, quasi tutti. Quasi tutti. Sono tutti quanti recitati bene. Assolutamente. Però c'è qualche personaggio che effettivamente riceve tantissimo tempo, ma porta davvero poco contenuto. L'unica pecca, nonostante che comunque il ritmo è costante, quindi non c'è mai un episodio che ti annoia completamente, un episodio che dici questo qua è più brutto in assoluto rispetto a tutti gli altri, è che il ritmo comunque è costante ma è lento. Paradossalmente, forse con un episodio di meno e gli stessi contenuti si sarebbe riuscito, velocizzando alcune scene o levando alcune scene, ad avere un ritmo molto più piacevole. Il regista comunque ha fatto un ottimo lavoro, la serie ce la siamo divorata, quindi registicamente è fatta bene. Ci sono anche delle scene molto dinamiche che spezzano il ritmo cupo della trama. Esatto, a me questa cosa per esempio non ha fatto impazzire più di tanto, devo essere sincera. Sono completamente cambi di registro e cambi di musica, anche la colonna musicale varia tantissimo, che posso capire rende effettivamente molto più dinamica la serie, posso capire che sia piaciuta. C'è tutta una sequenza con una canzone dei Queen sotto che è molto bella visivamente, però per me era un po' troppo estemporanea e quindi io non l'ho apprezzata tantissimo, nonostante sia molto amante dei Queen. A me sono piaciuti, il problema è che sono molto concentrati nei primi episodi. Cioè, nei primi episodi hai proprio queste scene che sono molto estemporanee e davano un buon taglio e a me piacevano. Proprio cambiano quasi colori, cambia la musica e quant'altro. Successivamente ci sono dei momenti più attivi dove il ritmo lo vedi che è completamente diverso, ma non è questo stacco proprio netto.
si tratta di scene che hanno comunque una colonna sonora diversa e quant'altro, ma non lo percepisci come stacconetto. Quindi mi è dispiaciuto che sia usato tanto nei primi episodi, negli ultimi molto di meno, perché diventano i toni molto più cupi e quindi si è deciso proprio di eliminarli quasi, questi pezzi non ce ne stanno più. E quindi questo qua crea un po', secondo me, un'incongruenza tra le scelte registiche nei primi episodi rispetto che negli ultimi. Una cosa che ho apprezzato tantissimo di questa serie è che, per esempio, prende in giro un po' quelli che sono i tipici cliché delle serie da supereroi. Ora non vi vado nel dettaglio a dirlo perché ovviamente sarebbe spoiler. Vabbè, lo mettiamo nella parte con spoiler. Alcune sono delle piccole perle che, se qualcuno le ha perse, almeno ve le facciamo notare, perché, o almeno riguardatevi la serie, perché a me hanno fatto ridere tantissimo, proprio perché sono una presa in giro, quando poi effettivamente la serie ha dei cliché, perché essendo una serie di supereroi comunque poi intacca in alcuni cliché. Ce ne ha tantissimi, però... Come non parlarsi. Quello lì, vabbè, è un altro punto delle trame. Molto spesso queste trame che diventano quasi dei teen drama, anche se qua i protagonisti hanno quasi 30 anni, è che molte di queste trame vanno avanti perché i protagonisti non si parlano tra di loro, quindi non c'è un'integrazione delle informazioni e la gente fa qualcosa senza sapere del perché gli altri si stanno comportando in quel modo. Magari si rimano contro. Questa cosa qui è portata all'apoteosi in un'altra serie che a me comunque è piaciuta tantissimo, che è Lost in Space. Qui effettivamente se ne sente, ma almeno è motivata. Te la motivano col fatto che questi protagonisti si sono divisi. Questa qua è una serie, ecco, che è strana, perché è una serie sulle origini, senza le origini. Esatto, in realtà loro già sono stati supereroi, adesso paradossalmente non lo sono più, tutti e sette hanno trovato la loro strada in altri ambiti, però poi con la morte di Sir Reginald si ritrovano di nuovo uniti e hanno effettivamente questa... No. Alcuni sono proprio conflitti, alcuni tra di loro sono proprio conflitti, arrivano alle mani, sono conflitti. Sì. Quindi la trama va avanti con queste incongruenze di gente che non si parla, però, ripetiamo, giustificata perché loro stanno in conflitto, quindi... Non si fidano molto l'uno dell'altro in realtà, quindi ci può stare anche che non si parlano. Sebbene nelle scene prima magari ci stanno scene di amore fraterno e poi in quella dopo non te parlo. Però una non cosa si che... sa perché, ma vabbè. Per chi ha fratelli succede, si litiga, sì, ci sì. Si continua a voler bene, però magari io quella cosa non te la dico perché stai facendo lo stronzo. Esatto. La trama comunque funziona, sostenuta anche dai personaggi secondari, a noi è piaciuta. Trattiene molte informazioni, questo qui perché sicuramente se Netflix darà i fondi ci sarà una seconda stagione, dove magari si andrà pure a indagare di più, sì, esatto. Senza dire altro. Un'altra cosa che ci ha messo in conflitto è che danno per scontate parecchie cose, queste informazioni che vengono trattenute mettono un po' a disagio lo spettatore, lo fanno apposta, perché non sono le origini dei supereroi, quindi loro una cosa che non fanno, non ti spiegano i poteri di queste sette persone, però non te li spiegano. In realtà danno per scontato che naturalmente loro tra di loro già si conoscono, quindi non è che Tizio va da Caio e gli dice: ah sai, io ho questo potere. Perché naturalmente già lo sanno, cioè ci hanno vissuto un'infanzia insieme. La conseguenza è che neanche allo spettatore vengono detti i poteri. A me questa cosa li scopri comunque man mano durante le puntate, però detti veramente ci sono alcuni poteri che li puoi solo intuire. Io ad esempio, devo essere sincera, il potere del numero uno io non l'avevo capito. A me questa cosa qui è piaciuta invece. È piaciuta perché devi un po' andarci di intuizione. Ci sono dei flashback che vengono centellinati, quindi non avremo mai quel flashback che capita in altre serie dove puntata da 40 minuti sono 20 minuti di flashback. Sono sempre scene molto veloci, molto rapide, ti fanno vedere una volta uno che usa il potere durante un allenamento, una volta uno che durante una rapina ne usa un altro, e quindi piano piano ti danno dei tasselli. Anche scoprire aspetti di questi personaggi, poteri compresi, a me mi ha spronato ad andare avanti, a proseguire, a cercare di capire quali sono state le dinamiche all'interno di questa famiglia. Ogni puntata è sulla famiglia, non è sul singolo personaggio, ma crescono insieme, tu impari a conoscerli tutti insieme e non una puntata dopo l'altra singolarmente. Possiamo dire che il vero protagonista di questa serie non sono i supereroi, non sono i superpoteri, ma è la famiglia. Esatto. Personaggio preferito? Allora, personaggio preferito, a me è piaciuto tanto
ti direi Space Boy perché è quello che mi ci ritrovo un po' di più. Ma dai, numero uno. Numero uno. Però in verità è Klaus, magistrale, sia come personaggio che come recitazione. E anche qua tutti gli attori sono bravissimi, tutti quanti non sono al loro primo rodeo. C'è anche Ellen Page, che è un grosso nome ormai nel campo cinematografico. Paradossalmente... anche videoludico. Sì, anche videoludico. Perché se avete giocato Beyond Two Souls, avete visto Ellen Page. L'unica cosa è che, paradossalmente, il personaggio che fa... non è che non mi piace lei come recita, lei lo recita bene. No, lei è perfetta in quel ruolo. Lei va al numero 7. Ma il suo personaggio è odioso. Personaggio odioso. Però ci riesce perfettamente, cioè Vania deve essere odiosa. Il mio personaggio preferito invece... ho amato tantissimo Allison e numero 5. Numero 5, signori, cioè, ha un modo di recitare quel bambino che è una cosa meravigliosa. È un bambino, il bello è che è un bambino. È un bambino, ma dentro ha, cioè, è il corpo di un bambino, ma c'ha 58 anni. Quindi è bellissimo. E... l'ultima cosa che mi viene da dire in questa fase, non spoiler, dove ormai avete capito che la serie ci piace dal punto di vista della regia, della fotografia, molto bella Tony Kubi, ma comunque molto bella, ci sta, gli attori sono tutti quanti bravissimi, c'è anche un ottimo doppiaggio, abbiamo... è vero, Maurizio Merluzzo che doppia Diego. Quindi ci è piaciuta, però c'è una grossa incongruenza, ci sono tante piccole incongruenze che purtroppo bisogna andare nella parte spoiler, ma ce n'è una enorme, proprio grande, una scelta che non ci è piaciuta per niente, e noi... lei l'ha visto in italiano, io l'ho visto in inglese, quindi paradossalmente non è stato un problema del doppiaggio, della collocazione in Italia e quant'altro, è proprio di trama. Questa serie qui è ambientata nel 2019, nell'89 partoriscono le donne, i ragazzi hanno 30 anni, un personaggio poi ci dice che siamo nel 2019, esatto. Perché hanno quindi tutti quanti 30 anni, però non sembra il 2019, adesso... sappiamo benissimo che tutte le opere dove ci stanno i supereroi è come se fossero ambientate in un mondo parallelo. Ma un conto è il mondo parallelo che va sullo steampunk, che è cambiata la tecnologia, e te vedi qualcosa di diverso. Il mondo Marvel te non lo vedi come un mondo parallelo, anche se lo è, perché ci stanno i supereroi, non è il nostro mondo, però l'ambientazione è questa. Ritrovi New York, ritrovi la nostra tecnologia, i nostri cellulari, la nostra quant'altro, e quindi ti ci puoi... è come il mondo di Harry Potter, è parallelo perché ci sta la magia, però lo riconosci come se fosse il nostro. Qui, invece, ni, perché loro dicono il 2019, ma in verità mantiene la stessa ambientazione del fumetto, che è ambientato nel 77, mondo parallelo perché ci stanno i supereroi. Però nel 77 non c'è nulla di particolare, non c'è un cambiamento della tecnologia, non c'è un cambiamento delle città, non c'è nulla. Il mondo è il nostro mondo dove ci stanno i supereroi, e questo loro intendono comunque come un mondo parallelo, ma è ambientato nel 77. Come nel fumetto. Come nel fumetto. E questo qua crea delle incongruenze, semplicemente perché non serviva dire è il 2019 di... 77. O non dirlo, guarda, paradossalmente comprendo tranquillamente il fatto che non mi dai una linea temporale, ok? E a quel punto a me sarebbe andato anche bene, perché noi qui il problema è che abbiamo, come ho detto, un personaggio che lo dice proprio espressamente che siamo nel 2019, ma ci sono le cabine telefoniche, non ci sono gli smartphone, e paradossalmente tantissime cose che accadono non sarebbero accadute, e questo è ovvio visto che sono espedienti narrativi, però non sarebbero accadute se si sarebbero potuti contattare su WhatsApp i protagonisti. Semplicemente a noi ha creato confusione, perché naturalmente vedi un mondo dove ti dicono ripetutamente, ti ribadiscono nell'89 siamo nati, qua oggi è il 2019, sono passati 30 anni dall'89, e te sta lì e fai... e ti cioè, e per un chiamare conflitto... io ho bisogno della cabina telefonica. Esatto, c'è cioè un conflitto mentale in testa, perché è come se dovessi dare la testa al muro, perché ti fanno 2019, te lo guardi e fai no, quello non è il 2019, ti crea confusione inutilmente. Se dicevano che era il 77, visto che comunque sia è il 77, perché se te vedi tutte le tecnologie, le macchine, le cose, sono le macchine degli anni 70. L'ambientazione è quella del fumetto e va benissimo. Non avrebbero creato confusione, quindi esatto. Cercarlo di fare ai giorni d'oggi... quando poi non lo ambienti ai giorni d'oggi... Non l'abbiamo capita più che altro questa scelta, ecco. Ok, direi che siamo alla fine della parte senza spoiler. Esatto, possiamo passare alla parte spoiler. Allora... avete capito? Ci è piaciuto tranne quest'altra pecca, enorme pecca che a noi ci pare così,
che va un po' a inclinare la cosa. Adesso, se non vi siete visti la saga, scriveteci comunque qua sotto, e anzi, lo diciamo già adesso, per chiunque volesse commentare la parte spoiler, scrivesse magari spoiler. Per tutti gli altri che non se lo sono visti e magari se vogliono recuperare, andate a recuperarlo, ci ritroviamo qui. Magari mettiamo in descrizione il minutaggio dove parte la parte spoiler, in modo che chi voglia arrivare in quel punto possa cliccare lì e arrivare direttamente alla parte spoiler. Ok? Ok. Gli spoiler iniziano fra 3, 2, 1, ok. Partiamo subito dalla parte che abbiamo un po' già introdotto precedentemente, così ci leviamo fuori dal discorso dell'incongruenza temporanea. Via il dente, via il dolore. Ok, temporale. Allora, la detective amica di Diego, in verità sono ex, dopo una discussione dove praticamente lui dice che ogni tanto per salvare delle persone bisogna fare come lui, lei, seguendo una pista, arriva a questo motel dove non trova un operatore collaborativo. Quindi sta cercando questi due assassini che hanno già fatto una discreta strage nella città, li sta cercando, non sa neanche se ci sono, c'ha questa intuizione, l'operatore all'hotel gli dice che deve tornare con un mandato, lei decide che vuole intervenire, quindi utilizza il telefono della cabina telefonica, no? Ruba il telefono dell'hotel mentre lui va al bagno e chiama Diego a casa. Lui vive in verità in una palestra, fa le pulizie in una palestra e vive lì nella sala caldaie, e parla quindi col proprietario della palestra. Adesso quindi te chiami una persona che non sta a casa, gli lasci il messaggio tramite un'altra persona dicendo: vieni qui il prima possibile perché vorrei intervenire. Lui stava fuori casa, devi dargli il tempo di tornare a casa, di sentire il messaggio e poi venire da te. Paradossalmente, quando io mi ricordo negli anni 90 chiamavi l'amichetta a casa e lasciavi il messaggio in segreteria, la maggior parte delle volte il giorno dopo te quella cosa che avevi lasciato detto per il messaggio in segreteria gliela ridicevi a voce, perché esatto, il messaggio in segreteria andava perso. Soprattutto quando magari io mi ricordo chiamavo Matteo, un amico mio, devi lasciare al fratello più piccolo. Oddio a Matteo questa cosa. Vabbè, al fratello più piccolo, che ti aspettavi? Non lo dicevi. Non gli diceva mai, e quindi il messaggio... Io non ho mai riportato i messaggi che gli amici hanno dato al mio fratello più grande. Comunque sia, se io da bambino negli anni 90 davo per scontato che un messaggio lasciato non venisse recepito in tempi brevi, penso che un'adulta, in quella che è un'ambientazione del 77, perché l'ambientazione è del 77, non può dare per scontato che questa persona si presenti lì dopo mezz'ora. Andare a intervenire da sola per starci secca è una stronzata, cioè lei muore inutilmente, perché paradossalmente negli anni 70 la cosa migliore è che lei imbarcava la macchina e andava a piare a casa. Esatto. E ci tornava la sera, ok? Ancora più stupidamente, ogni poliziotto sappiamo dagli altri film e telefilm che non può entrare senza un mandato, a meno che non ci sia un crimine in corso, quindi anche un caso potrebbe chiamare rinforzi e quant'altro. Quando lei trova la persona tenuta in ostaggio lì dentro, Klaus, perché lei si affaccia alla finestra, lo vede, invece intervenì da sola, scende in macchina, via la radio, dice, chiama i rinforzi e ci poi sta, interviene. Sequestro di persona qui, mandatemi altre pattuglie perché è in corso un reato. Quindi lei si comporta stupidamente quando non lo aspetta, non fa intervenire gli altri e quando decide che vede una persona, gli fa mettere le mani sopra la testa e sapendo che gli assassini sono due, decide di abbassare la guardia e si fa sparare dall'altra. Quindi diciamo che non era... Se la poteva risparmiare. Non era il pollo più bello del pollaio. Per carità, capisco che la sua morte possa essere utile per l'evoluzione di Diego, però potevi farla morire in maniera un po' più intelligente, ecco. Magari, non lo so. Però, perché Diego infatti quando poi la ritrova glielo dice pure, perché non m'hai aspettato? E io è la domanda che mi sono fatta pure io quando ho visto la serie. Però, perché non l'hai aspettato? Hazel e Ciaccia, che sono i due sicari, tra l'altro sì, io li ho adorati. Due sicari di cui Hazel è sindacalista bestia. È fantastico. Loro si nascondono nel bagno. Cioè perché vedono appunto che lei sta arrivando. Loro e si non si sa Ciaccia come esce. E Ciaccia rifà il giro da dietro e lei spara. E il problema è che il bagno li inquadrano in qualche episodio successivo. E a me non è pazzo di non ci stanno finestre, quindi... Quindi boh, però vabbè. Però vabbè, allora sono... Serie super oristica, allora, poi, dai, ci può stare. Voi non mi conoscete, io su queste cose qui... Lui è pignolissimo. Io sono pignolissimo, non vuol dire che mi rovinano... No. Cioè, io sono pignolo anche sul libro di Harry Potter che ho adorato, su opere che adoro. Sono molto pignolo,
ok? Non vuol dire che ve lo rovinano, perché capisco che sono pignolo io, mi piace riderci e scherzarci sopra. Altra cosa che ho accennato prima, tornando invece dal punto di vista positivo, ok? Questa è un po' la cosa che ci ha fatto storcere il naso. Ci sono invece delle cose, come ho detto prima, che mi sono piaciute, ossia il fatto che la serie è ricchissima di cliché, perché noi dalla prima puntata, almeno io, davo per scontato qual era il motivo dell'apocalisse. Cioè, era abbastanza chiamata, era telefonata la cosa. Se non dalle prime, si nota molto... Dalla seconda, terza puntata, secondo me. Io nel momento in cui ho visto Vania prendere le pillole la prima volta, ho pensato, non è vero che questa è senza poteri, perché è la prima cosa che ho pensato, e secondo, per come sta andando la serie, non solo lei non è senza poteri, ma sarà anche la causa dell'apocalisse. Allora, c'è io ho pensato subito. Che Vania è il personaggio che annoia. Perché la trama va avanti... nelle ultime due puntate. La trama va avanti pochissimo con lei, certe scene sono molto lunghe, ti vogliono far soffrire, questa, ti vogliono far conoscere il personaggio approfonditamente, ti vogliono far soffrire la sua mancanza di poteri. Quindi io capisco la scelta, ti vogliono proprio... perché te soffri, vedi Vania, e soffri, non puoi non soffrire, perché te vedi Vania, no? Cioè stanno loro che... neanche di che se stanno picchiando, ma semplicemente che... fanno cose, discutono cose e poi c'è sta Vania. E quindi te c'hai prima quelli tutti incazzati, dinamici, capito? Klaus che scapoccia. Klaus che scapoccia e poi a un certo punto vai. E questa è Vania, signori. Esatto. Cioè, ribadisco, è l'empage meravigliosa, eh? Bellissima, no, per carità. Ma è il suo personaggio che... Paradossalmente, come dicevo prima, mentre ci sono le scene, in realtà quando si passa dai protagonisti ai secondari, quindi quando ci sono le scene con i sette fratelli a quelle con Hazel e Ciaccia, non ti dà fastidio, anzi sei contenta di vedere le peripezie di Hazel e Ciaccia, perché loro comunque sono dinamici. Quando paradossalmente passi dalle scene in cui ci stanno i sei fratelli e poi passi le scene con Vania, penso che palle. Ci sono delle scene che mi sono piaciute tantissimo perché, come ho detto anche nella parte non spoiler, si vanno a rompere un po' quelli che sono i cliché tipici delle serie da supereroi, ma in realtà il cliché c'è, è la serie stessa che lo prende in giro. Loro lo fanno il cliché, cioè lo mettono in atto il cliché. Ma e magari le cose vanno pure a puttane perché loro lo sanno che è sbagliato come stanno comportando. Però lo fanno lo stesso. C'è quella scena fantastica di numero 5 e Diego che stanno fuori dalla stazione di polizia e Diego vuole andare all'interno della stazione di polizia a prendere i file. Numero 5 giustamente se lo guarda e gli dice: ma perché ci devi andare tu? Io posso... te trasportarmi dentro, prendere i file e uscire. E Diego gli si gira e fa: fallo fare a me! E lui, no, aspetta, gli fa: no, ma perché io conosco la struttura? E lui gli fa: ma io non mi serve conoscere la struttura, io mi trasporto tramite il muro e li prendo ed esco. E lui dice: no, vabbè, lo guarda proprio, sembra quasi dirgli: vabbè, fammi fare qualcosa! Sì, quindi questo qua è il tipico cliché dove c'hai un potere che è estremamente più forte e più utile di altri, e in questa serie lo vediamo parecchio, e paradossalmente lo gestiscono bene, no, lo gestiscono vero, molto meglio di alcune cose che vediamo al cinema per la Marvel, eh? E la persona ti dice: no, guarda, io lo so che tu potresti fare, però io ci tengo a farlo io. Fallo fare a me, ti vedo così. Lui voleva parlare con l'ex collega e quant'altro, quindi va bene, funziona, ti danno una motivazione. E personaggi che effettivamente non hanno poteri riescono a dare la loro parte e non devono diventare come Vedova Nera, che a un certo punto picchia come Hulk in Infinity War, invece di essere quella che fa la spia, se piglia un bastone picchia quanto Hulk, perché fa gli stessi danni. Diciamo che a me è piaciuto tantissimo come hanno gestito Ben, numero 6, perché effettivamente lui è morto, non si sa come è morto. Noi supponiamo che quella sia la causa per i quali i fratelli hanno cominciato piano piano a lasciare ad andare via dall'Umbrella Academy. Tutti tranne Luther. Però mi piace molto il fatto che effettivamente noi abbiamo Klaus che con il suo potere fa rimanere Ben all'interno della serie. Però è divertente, ci sono delle scene. Klaus, ok, l'abbiamo detto, è forse il nostro personaggio preferito in generale. Quando ci sta la scena fantastica gli fa: se Ben fosse vivo mi darebbe ragione. Ci sta Ben seduto là: no, non è vero. Quindi in realtà ci sono anche intermezzi molto simpatici che comunque ti smorzano un po' la tensione e ci sta, cioè la serie è veramente giostrata benissimo. Bello vedere Allison numero 3 che non vuole usare il potere per una scelta, diciamo, morale.
anche se Reginald mi è piaciuto, perché rimane stronzo fino alla fine, ma ti fanno intuire che forse non è stronzo. La scena del violino, che effettivamente il violino era della sua amata prima che lui viaggiasse nel tempo e aveva promesso di dare un'altra persona a cui lui avesse amato nello stesso modo, e lo dà a Vania, che comunque è quella che è bistratta, è comunque significativa. Come significativo il fatto che, adesso non mi ricordo bene chi lo diceva, mea culpa, viene detto che secondo te la madre, che è un robot che è stato costruito per accudirli, secondo te è lei che prova queste cose e quindi ce le dice, o quelle sono le parole che non ci ha mai voluto dire nostro padre, perché lui doveva rimanere stoico e doveva rimanere quella persona che guidava il team, e allora ce le ha fatte dire da lei? Anche perché, diciamoci la verità, una persona che non prova sentimenti come loro dipingono Sir Reginald, per quale motivo avrebbe dovuto creargli un robot che invece gli facesse da madre? Lui stesso quindi diceva: hanno bisogno dell'amore di una madre, perché io magari non glielo potrò dare. E quindi c'è comunque quel lato di Sir Reginald che tu, è nascosto per carità, però poi andando avanti cominci a pensare che in realtà lui volesse effettivamente bene a questi bambini. E qua io vorrei chiudere. Vi lasciamo con una domanda che faccio a voi e faccio anche a Triss. Allora, quanto stai in hype per la seconda stagione, sapendo che loro torneranno indietro con la consapevolezza da adulti, potendo avere un rapporto diverso con il padre e con il dubbio se il padre gli avesse voluto bene o no? L'hype è tanto. Per la seconda stagione io sono in hype un po' per tutto, per il fatto che sono tornati piccoli, per il fatto che sanno di Vania, quindi adesso comunque riusciranno a... Cioè io mi immagino loro che andranno lì davanti e fai... brutto stronzo, cioè hai fatto stronzate, adesso comandiamo noi. Io ho tanta hype perché non è quella serie che ti lascia quel cliffhanger. Personalmente qui viene tutto rebuttato, quindi non c'è cliffhanger. Beh, questo era quello che pensavamo di Umbrella Academy. Spero che comunque questa recensione vi sia piaciuta, fatta un po' così all'acqua di rose, senza prenderci in realtà neanche noi troppo sul serio. È un primo tentativo di recensione. Fateci sapere cosa ne pensate della recensione, ma soprattutto cosa ne pensate della serie. E lasciate un commento qui sotto, mi raccomando, fate i bravi, scrivete spoiler e poi lasciate pure dello spazio prima di scrivere, perché sennò si legge comunque. Detto questo, io vi ricordo di lasciare un like, di seguirci sul canale, di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti e poi di seguirci per la programmazione su tutti i nostri social, su Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Siamo in tantissimi, esatto. Quindi vi conviene seguirci anche sui social se vi piace il canale, se volete vedere questo progetto come andrà avanti. Ci fa piacere se rimanete qua con noi. Detto questo, ci possiamo salutare. Non dimenticate le live su Stitch. Esatto, ci trovate anche adesso. Un altro motivo per il quale ci dovete seguire, esatto, sui social, perché sennò non saprete quando ci sono le live. Che semplice. Detto ciò, ciao Nabbi. Ciao.